Allora, come tu sai, caro Pif, il futuro dell'alimentazione non sta nelle merendine, quello è il passato. È il passato, caro mio, caro Antonio. No, il futuro dell'alimentazione sta negli insetti, in questo cibo. Probabilmente... Vabbè, sì, chi non mangia insetti esatto. La mattina, prima di, perché è pieno di vitamine. Sì, fa bene, come dire, una dieta, come dire, completa. C'è anche la farina di insetti. Questo cibo, prima o poi, come dire, prenderà piede veramente in Italia. Noi siamo pronti. Sicuramente scapperò. Andrò da qualche altra parte. Comunque, in attesa che prenda piede anche in Italia, c'è una novità. È stato inaugurato un canale, diciamo, web che si chiama Masterbug, che è il primo canale dedicato alle ricette con gli insetti. È lo chef, perché qua non è un cuoco qualunque, è uno chef. È con noi al telefono, che è Roberto. Fai troppo spiritoso. Stavo per fare il cretino, poi ho capito che al telefono, mi sono un attimo trattenuto. Chef! Eccoci qua, chef, eccoci Cavasin. Qua. Buonasera. Chef, è preciso, chef, i chef sono professionisti, io sono un amante della cucina, Però sarei anche vittima di scherzi e sollazzi, dico. Molti sollazzi, ultimamente, però. Beh, una cosa che vi devo però contraddire subito, voi li state già mangiando gli insetti, sapete? Forse non lo sapevate. Scoop è provinciale. Perché nelle merendine ci sono insetti. No. Perché l'industria alimentare prevede già che ci siano frammenti di insetti all'interno degli alimenti. Hai ragione, probabilmente è vero. Però, Roberto, capisci che una cosa è mangiare una merendina e in mezzo forse si dice... uno ha sempre dubitato, chissà cosa mangia, tipo la bevanda al gusto di arancia, non è detto che ci sia l'arancia. Però una cosa è mangiare la merendina, una cosa è un insetto, esatto, vero? Caro, perché ma caro infatti... Roberto, qui il tema di oggi è che tu hai delle ricette dove fai proprio insetti, cioè per esempio anche insetti. Gnocchio pasta fatti con farina di insetti, poi c'è torta salata con ripieno di insetti, cavallette, locuste, grilli, questi sono bellissimi, poi va come il pane, poi cheesecake con grilli e cavallette al forno. Io non vedo l'ora di sedermi a tavola con te, posso fare un po' una voglia. Ecco, ti invito volentieri, anzi se vuoi uniamo la tua tradizione culinaria con le mie nuove esperienze. Dove l'hai prese queste ricette? Ma in realtà sto rielaborando dei piatti tradizionali, quindi ma non mi sto... che insetti sono? Fondamentalmente adesso sto utilizzando dalle cavallette alle locuste ai grilli, quindi tutto quello che possiamo definire i gamberetti di terra, diciamo, gamberetti anche di terra. Ma se uno non sa che sono degli insetti, che sapore hanno? È un sapore deciso, sembra quasi integrale, gusto forte. Cosa ci beviamo accanto? Ecco, un grillo. Sono da Treviso, non posso che di non citare il prosecco, francamente. Un prosecco. E c'è qualcuno che se lo mangia? C'è qualcuno che riesce a far convincere? Sì. È una questione culturale, poi alla fine. È solamente una questione culturale, fondamentalmente. Sì. Quando mangiamo un prodotto fatto con insetti e non li vediamo, non ce ne accorgiamo neanche che dentro c'è un insetto. Ma io sono curioso, ma si vedono le antenne? No. Perché sono un impasto. In alcuni ho fatto una torta in cui poi ho adagiato sopra degli insetti, e in quel caso là è dura, Roberto, ma non è impossibile, perché provate a chiedermi da quando io mangio gli insetti. Da quanto è che mangi gli insetti? Dalla prima puntata di Masterbug. Io li ho assaggiati per la prima volta. Quando c'è stata la prima puntata di Masterbug? Va qualche mese fa, due o tre mesi fa. Quindi è da poco, va bene. Quindi è da poco. Allora però... facciamo così, ci sentiamo fra un altro mese, a gennaio, e vediamo se sei ancora convinto.